Buongiorno, sono Piero Pedrazzani e ho due passioni. I miei genitori lavoravano entrambi per fabbricare macchine automatiche. Vedevo i manuali in casa e le macchine durante le visite con loro. Sentivo parlare di camme e diagnostica e per me le ruote non erano quelle della macchina, ma quelle per il trasporto dei pacchetti da mettere in fase. La prima passione quindi l'avete indovinata, le macchine automatiche. E forse non è un caso che sia finita a lavorare proprio in questo settore. La seconda è la natura. Appena un attimo prendo la mia mountain bike e mi perdo per i sentieri intorno a Bologna, dove mi capita spesso di non riuscire ad avanzare a causa di vari ostacoli, come rovi, alberi caduti, fango ed altro. Comprensibile se si va per boschi, no? Ma facciamo un salto nel tempo e nello spazio. New York, alla fine dell'Ottocento. La città dovrete affrontare drammatici problemi di viabilità. No, non c'era il traffico come lo immaginiamo oggi, ma la quinta strada era decisamente invasa. A quell'epoca circa 170.000 cavalli attraversavano le strade di New York. Vi immaginate come potesse essere la situazione di quelle strade? Avete idea della produzione di un cavallo? C'erano tra 1 e 2 milioni di chili al giorno di letame da smaltire, con evidenti problemi alla circolazione e alla salute. Il dramma era tale che nel 1898 ci fu il primo congresso internazionale di urbanistica e viabilità per risolvere la questione. Il congresso sarebbe dovuto durare 10 giorni, dopo 3 venne chiuso, non c'era soluzione. Ma la soluzione arrivò, ma non da chi cercava un modo di smaltire il letame più velocemente. Mr. Henry Ford e la sua macchina prodotta in massa furono la soluzione a quel problema. Dopo solo pochi anni, la quinta strada era completamente trasformata grazie a un'idea. La lezione di Ford è che per trovare soluzioni a problemi complessi, spesso bisogna guardare da un'altra prospettiva, a una nuova tecnologia che crei una discontinuità col passato. Oggi ci troviamo in un altro momento di stallo tecnologico, incalzata da nuovi modelli di business e nuovi comportamenti dei consumatori. La produzione fatica a stare dietro alla domanda. Vi do un dato: i lotti tipici di alcuni end user pochi anni fa erano 300.000 pezzi, oggi sono passati a 10.000, 30 volte meno. In termini di produttività, considerando un ritmo di 120 pacchetti al minuto, se prima era necessario un cambio formato dopo più di 40 ore, 5 turni, adesso un lotto non dura un'ora e mezza. Capite bene che il cambio formato è diventato strategico per riuscire a mantenere il lotto remunerativo e le cose non miglioreranno. Un mio cliente di recente ha fatto un lancio di un nuovo rossetto per il mercato asiatico e si è trovato a dover decuplicare la produzione, ma per un brevissimo lasso di tempo. Quindi siamo pronti per un mercato dominato dall'e-commerce, dove la naturale evoluzione ci porta ad avere diverse confezioni, addirittura il rainbow package, cioè quello dove una confezione comprende più prodotti diversi. Siamo pronti a produrre oggi un pezzo da spedire oggi, invece che produrre un lotto da stoccare a magazzino. E come si fa? Non certo pensando di far andare più veloci gli operatori o acquistare nuove linee che soddisfino tutte le possibili variazioni. Si deve invece ripensare la macchina, rivedendo i processi, inserendo quelle soluzioni tecnologiche che oggi il mercato ci mette a disposizione. E qui ci ricolleghiamo alla mia prima passione, le macchine automatiche. Discutevo con un caro amico che progetta macchine che producono cioccolatini, che vive letteralmente inseguendo le specifiche del cliente, correndo per progettare una macchina e quando l'hanno ben finita, dopo circa 2 anni, l'esigenza è cambiata. È un problema molto complesso. E cosa ci ha mostrato Ford sulla soluzione di problemi complessi? Quando siamo sopraffatti e ci siamo dentro, è quello il momento di guardare a nuove tecnologie, per fare un salto e trovare soluzioni innovative. A questo punto servono macchine adattive, così flessibili da poter risolvere tutte le problematiche che abbiamo detto e altre ancora che oggi non sono note. Quattro tecnologie fra tutte. La prima, i track. Sistemi di trasporto di fabbrica intelligente, con carrelli indipendenti che possono essere smistati su percorsi individuali e passare sotto specifiche stazioni di lavorazione per creare prodotti unici. Il sistema track è la dorsale che rende possibile ripensare la produzione in maniera adattiva.
La seconda, la visione integrata, ci permette di garantire la qualità e questo lo fanno tutti i sensori ottici, ma è integrandola nel controllo di macchina che offre informazioni in tempo reale per comprendere e migliorare il processo, grazie anche ad algoritmi di deep learning, machine learning o intelligenza artificiale. Se rilevo un difetto di riempimento, ad esempio, posso rimettere in circolo il flacone, riempirlo di nuovo fino al livello richiesto e in più segnalare l'ugello da riparare. Non scarto il pezzo, badate bene. Inoltre, regolo la macchina perché non sbagli più. I robot sono la terza tecnologia abilitante. Cosa ci può garantire? Più flessibilità. È un elemento meccanico di movimentazione costruito senza sapere cosa dovrà fare. Già di per sé è un potente alleato in linea e sulle macchine, ma pensate a quale salto ci possa condurre se anche lui è integrato con il resto dell'automazione. La simulazione e il digital twin sono infine la tecnologia necessaria per avere una completa prototipazione virtuale del sistema. Grazie a loro, tempi e costi di progettazione delle macchine, programmazione della produzione, ma anche il rischio dell'investimento sono ridotti ai minimi termini. E perché tutto questo funzioni correttamente, questo nuovo concetto di macchina adattiva richiede un'architettura integrata, in grado di orchestrare tutti gli elementi, logica, movimento, interfaccia operatore, sicurezza, manutenzione, raccolta dati e così via. L'architettura integrata significa avere in un unico ambiente sviluppo, funzionamento, service e gestione degli upgrade. E significa eseguire una singola applicazione su un cervello e una singola rete. Voglio però rassicurare i costruttori. Queste tecnologie non sostituiscono le vostre macchine, ma vi permettono di entrare in nuovi mercati e di offrire ai vostri clienti nuovi modelli di business. Quando guardate la vostra macchina e mi chiedete il costo del track, non stiamo facendo la domanda che ci porterà a nuove soluzioni, ma quello che dovete fare è pensare a che macchina potete costruire, che flessibilità posso offrire col nuovo concetto. Diventa evidente che non è più una questione di paragonare il costo di un trasporto meccanico rigido con quello di un track. So che questo richiede uno sforzo di immaginazione, ma la soluzione di problemi complessi richiede una visione da un'altra prospettiva. Quei costruttori che si sono già cimentati ci stanno sorprendendo con utilizzi e interpretazioni che nemmeno noi ci saremmo mai immaginati. Vi propongo quindi di contattarci per verificare insieme idee di sviluppo, insieme fare simulazioni senza nessun rischio ed essere così pronti per le macchine del futuro e per le nuove possibilità di business che i nuovi mercati ci offrono. Vi saluto, tornando al nostro amico Henry e ad una sua frase che possa ispirare il nostro lavoro. Una delle più grandi scoperte che un uomo possa fare, una delle sue più incredibili sorprese, è realizzare che può fare quello che temeva di non essere in grado di fare.